veramente solenne. Si parte con l'intronizzazione della statua in onore di Sant'Antonio Abate e Novoli si ferma per festeggiare il suo santo. Nel solco della tradizione si rende omaggio al santo patriarca dei Cenobiti della Tebaide, conosciuto anche come Sant'Antonio il Grande, Sant'Antonio d'Egitto, Sant'Antonio del Fuoco, Sant'Antonio del Deserto, Sant'Antonio l'Asceta o Sant'Antonio l'Anacoreta. I mille volti di un uomo benedetto della grazia divina, considerato a pieno titolo il fondatore del monachesimo orientale, il cui ricordo rimane intimamente connesso ad uno dei rituali più suggestivi del cristianesimo, che affonda le radici nel mondo pagano e nell'humus agropastorale per propiziare la fertilità dei campi. Nel momento in cui l'inverno si fa più rigido, l'uomo tenta di esorcizzarlo, riportando la luce in terra quando calano le tenebre del buio attraverso l'accensione di maestosi falò. I contadini di un tempo affidavano al fuoco l'abbondanza del raccolto, il benessere degli uomini, delle piante e degli animali. Per allontanare le calamità naturali e le forze del male, cercavano di ricreare fastose sorgenti di luce e di calore sulla scia dei culti solari, come ad esempio quelli praticati dai Celti, intenti ad adorare un giovane dio che reggeva in braccio un cinghiale, animale sacro per il popolo delle fate. La Chiesa, per cristianizzare un rituale difficile da sradicare, sostituì il cinghiale con il maialino recante un campanello al collo. Questa iconografia venne associata a Sant'Antonio, rappresentato proprio insieme ad un maiale, emblema sia del diavolo domato sia di un animale tenuto in molta considerazione nell'economia rurale. La vita di Sant'Antonio Abate è raccontata da Sant'Atanasio, vescovo di Alessandria, il quale combatté insieme all'anacoreta più illustre della Tebaide la lotta contro l'eresia ariana. Antonio, uomo di preghiera, esorcista, guaritore di infermi e padre spirituale, nacque intorno al 250 a Coma, in Egitto, da una famiglia cristiana di agiate condizioni economiche. Alla morte dei genitori, avvenuta intorno al 270, Antonio vendette i suoi beni, distribuendo ai poveri tutto il ricavato. Iniziò così a percorrere il cammino verso la santità, in un deserto, dove scelse di condurre vita eremitica, tutta dedita al lavoro, alla preghiera e alla lettura delle sacre scritture. Le tentazioni del demonio non mancarono, ma Antonio li resistette, sottoponendosi ai sacrifici e alle privazioni di una dura vita di penitente. Nel 285 si stabilì tra le mura in rovina di un castello abbandonato, dove nel 307 ricevette la visita del monaco Sant'Ilarione. Al tempo della persecuzione di Massimino, lasciò la solitudine per recarsi ad Alessandria per servire e incoraggiare i cristiani che vivevano nel terrore. Animato da spirito di estrema solitudine, si inoltrò nel torrido deserto egiziano, concedendo solo ai suoi discepoli, Macario ed Amatas, di raggiungerlo e di far vita comune con lui. I monaci, che lo veneravano come maestro, non tardarono a rintracciarlo per fargli pervenire una scorta di viveri che il santo integrò con i frutti del suo orto, devastato dai demoni che si presentavano in aspetto di fiere. Alcuni mesi prima della morte, l'eremita in odore di santità tornò nuovamente ad Alessandria per combattere la lotta contro i seguaci di Ario. Poco prima della morte, predisse ai suoi discepoli la sua fine imminente, con la proibizione di manifestare ad alcuno il luogo della sua sepoltura, e ciò per sottrarre la sua salma all'onore della venerazione umana. Morì il 17 gennaio del 356, giorno della festa liturgica del potente santo taumaturgo, festeggiato a Novoli con un falò notturno. Fiamma nella fiamma che genera luce nel buio, fuoco che arde e purifica dal male e dal peccato, oggi come nel passato. La focera di Novoli brucia e sancisce il connubio di fede e devozione nel solco della tradizione popolare in onore di Sant'Antonio Abate. 25 metri di altezza e 20 metri di diametro richiamano migliaia di persone accorse per assistere ad un rito suggestivo, in bilico tra sacro e profano, che affonda le radici nella notte dei tempi. A comporre l'architettura lignea una miriade di fascine e di tralci di vite
recuperati dalla rimonta dei vigneti allineati nelle distese del fertile parco del Negro Amaro. La magica notte del fuoco si accende intorno al falò più maestoso di tutto il bacino del Mediterraneo. Le scintille volano in alto nel cielo, diffondendo un messaggio di pace nel mondo, in nome del santo eremita, protettore degli animali. Le note dell'orchestra del fuoco infiammano la festa e il serpentone umano si fonde e si confonde tra punti ristoro e baracche, inebriato dal profumo della carne alla brace innaffiata da fiumi di vino. Persino la serata gelida non spegne gli entusiasmi di quanti puntualmente si ritrovano intorno al falò, che, come per incanto, non brucia, ma feconda la terra e trasforma gli animi attraverso la luce della verità lungo un intimo cammino catartico. La forte valenza simbolica decreta il trionfo di questo rituale di passaggio, fervida espressione della cultura immateriale salentina, che trae linfa vitale dalla memoria autentica di una tradizione destinata a non tramontare mai, perché alimentata dalla sacra fiamma di un sentimento profondo che riscalda il cuore.